Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Molto, come anche molto del lavoro degli altri miei colleghi che trattano mix e mastering online e quindi fa riferimento a ciò che ci viene inviato, è proprio incentrato sulla difficoltà che si ha nella gestione del low end o nella corretta spazializzazione stereo. Tutti i problemi relativi all'ascolto falsato da un errato posizionamento sia della desk nella stanza o appunto nel modo in cui registriamo o mixiamo. Non esiste la stanza perfetta, questo sia chiaro, ma ci si avvicina alla perfezione in alcuni casi. E tutto questo non è relativo alla linearità della correzione degli speaker o al volume a cui si sta ascoltando la musica. Le cuffie aiutano in alcuni momenti, ma è un discorso che affronteremo lungo tutto il nostro percorso, quindi di questi video gratuiti. In base alle esigenze, come vedremo, dobbiamo ipotizzare un budget da poter investire nel nostro luogo creativo. Le email e i messaggi che ho ricevuto negli ultimi anni riguardano non soltanto persone che vogliono fare mix in casa, ma anche che soltanto desiderano poter suonare, esercitarsi o anche soltanto isolarsi per dormire o leggere in casa. Ed in particolar modo coloro che come me si trovano in appartamenti all'interno di condomini, di case. Per chi vive fuori dai centri urbani può sembrare strano, ma sempre più frequentemente ho ricevuto richieste e consigli sul come isolarsi dai vicini o dai rumori stradali e quindi non soltanto ambienti trattati acusticamente per ascoltare o suonare musica, ma anche appunto per isolarsi dall'esterno. Chi vive in città deve poter anche ovviamente non disturbare, come dicevo prima, i vicini e se può farlo in ore ovviamente proibite sarebbe perfetto. Come vedremo è possibile anche in questo caso sistemare la situazione, perché magari c'è chi lavora tutto il giorno e può soltanto esercitarsi la sera o la notte, chi magari invece come me deve necessariamente spesso lavorare di notte per tipologie di collaborazioni estere, quindi con fusi orari diversi. Chi vive in un luogo isolato può sicuramente concentrarsi più sull'aspetto acustico interno e meno sull'isolamento verso l'esterno, a meno che appunto non si abiti in prossimità di un aeroporto e quindi chiaramente ci sono altri rumori esterni che entrano all'interno dello studio. Tralasceremo per un momento l'isolamento esterno che abbiamo già visto nei video sull'Home Studio Build e nell'intervista che ho già fatto con Bobby Osinski, dove affrontiamo appunto alcuni dei principi fondamentali da capire sul come ideare al meglio la nostra stanza per renderla adatta ad un'acustica interna ottimale. Questo video, questa serie di video, sono sicuro sarà invece molto utile anche a coloro che desiderano avere un ambiente di ascolto per i propri impianti hi-fi, infine. Parleremo sempre poi insieme a Marco Vannucci sul come identificare e gestire la riverberazione della stanza, il famoso RT, cosa sia la frequenza modale della stanza, come gestire la disposizione e la posizione degli elementi per concorrere ad una situazione ottimale in ogni situazione. Prima di iniziare il nostro primo video con Marco, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando subscribe sotto alla campanella. Perché dalle statistiche vedo che più della metà di voi che guardate i miei video non siete ancora iscritti e questo aiuta moltissimo il mio canale e a voi ovviamente non costa assolutamente nulla. Vi ricordo sempre di lasciare i vostri commenti sotto al video, le vostre impressioni, noi continueremo a darvi consigli anche nei commenti. Cercate sempre di essere educati, io ormai cancello definitivamente e immediatamente i commenti offensivi. Perché non ritengo utili né al canale né nei confronti di chi come me sta lavorando gratuitamente per darvi dei contenuti sempre più funzionali e gratuiti. Ci rivedremo la prossima settimana per il resto dei contenuti, quindi verrà pubblicato un video a settimana. I miei utenti Patreon potranno vederlo in anteprima, quindi se siete iscritti al mio canale Patreon per supportare, per aiutarmi a supportare questo canale al costo di una birra, potrete comunque continuare a vedere i contenuti mentre li sto editando, anche perché sono lunghissimi e mi richiedono tantissimo tempo
per l'editing e la pubblicazione. Quindi se siete iscritti al mio canale Patreon potete vedere anche parti di contenuti che non sono stati utilizzati qui sul canale. Ti interrompo perché alcuni spesso utilizzano mobili posti proprio sugli angoli per fare un po' da bus strap, ad esempio librerie, mobili, sì, sai, gli scaffali con i libri, no? Ho visto di tutto, però quindi io vorrei, esatto, vorrei ricordare che questo tipo di sistema non funziona, chiaramente. Ma soprattutto magari assorbe, ma non assorbe le basse. Esatto. O le assorbe in maniera minimale rispetto a una bus strap dedicata, e in più secondo me costa di più una libreria che non una bus strap, come vi ho detto di costruire prima, tra l'altro, soprattutto se ve la fate da soli. Quindi l'ultima, come dicevo, cosa che possiamo fare è un minimo di diffusione. Ora, sulla diffusione vedo molti che si sbracciano a posizionare diffusori Skyline perché magari sono belli da vedere. Skyline sono come quelli lì, sì, sono quelli dietro, oppure con diverse forme, ma questi diffusori in una stanza home, quindi delle dimensioni ridotte, poi andrebbero comunque davanti al trattamento che avete fatto, quindi voi avevate delle misure, sono state ridotte dall'isolamento acustico, sono state ridotte dal trattamento acustico, e quindi queste misure sono ancora più piccole. Piccolo spoiler, questo capannone qua è di 120 metri quadri calpestabile, la mia stanza è 55 metri quadri. Le dimensioni si riducono. E infatti in quel caso i diffusori hanno un senso, poi infatti qui da me non ci sono per questo motivo. Esatto. Se troppo vicini al punto di ascolto, i diffusori possono essere enormemente, enormemente dannosi. Perché? Il diffusore, ogni diffusore acustico, parliamo di questo qua, che magari è più semplice, Skyline, è un diffusore tridimensionale, quindi diffonde in tutte le direzioni. In tutte le direzioni. Esatto, perché sono anche quelli che diffondono in una direzione sola o in un'altra, e non sono peggiori, ma servono soltanto a fare quel compito perché li hanno ragionati così. E cosa fa il diffusore? Il diffusore non fa altro che deframmentare l'energia acustica e creare una sorta di riflessione, una sorta di multiriflessione plurideframmentata, ridotta ormai a non più definita o definibile. Le prime riflessioni sono molto forti, come dicevamo prima, perché nette, quindi non un flash che ricevete al vostro orecchio, ma una riflessione netta, quasi come se fosse un eco, un delay, per capirci. Mentre la frammentazione di uno Skyline che lavora creando appunto diffusione è molto simile alla coda di un riverbero molto 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 diffuso. Io faccio sempre questa come dire, analogia per spiegare la diffusione, e parlo romanticamente della camminata orientale a Genova. C'era questa camminata sul mare, dove io stavo camminando, e il mare era, diciamo, non proprio agitato, ma l'onda iniziava a montare. Ora di là il Tirreno fa un'onda molto più importante. Io sono nell'Adriatico, quindi non abbiamo queste onde così imponenti, e andava a sbattere contro il muro della camminata. Ora, quando il muro era fino al mare, verticale, l'onda ci andava a sbattere contro e ritornava indietro con un'ondina un po' più piccola, ma quasi della stessa forma, ed era visibile dall'alto. Questa camminata era alta 10 metri, mettiamo, a picco sul mare. Alcuni punti della camminata, invece, avevano degli scogli davanti. Non aveva più il muro netto, ma aveva una o due file di scogli, o tre file di scogli. Ora, l'onda, quando andava a sbattere contro gli scogli, arrivava comunque al muro, ma quello che restituiva indietro era la schiuma bianca. I diffusori fanno la schiuma bianca. Cioè, questo è il ruolo del diffusore, restituire una riflessione non netta, ma multiframmentata. Qual è il punto? Se io sto sopra gli scogli, io sono nella schiuma, quindi, certo, nel momento
in cui tutti quei micro ritardi di quelle cose disposte a diversa altezza cercano di sfasciare la forma d'onda e quindi creano dei lobby di riflessioni pesanti e, mo e molto, diciamo, E udibili. confusi, udibili e confusi, misurabili soprattutto. Se io faccio una sweep lì vicino al diffusore, ottengo un'altra cosa che se faccio la sweep qua. Per evitare questo, quindi ci vuole una distanza dal diffusore. La distanza dicono che deve essere almeno lambda quarti. Lambda quarti cosa vuol dire? 4 volte la lunghezza d'onda inferiore con la quale il diffusore inizia a lavorare. Quindi mettiamo caso che il diffusore lavora da 1 kHz a, non lo so, 6 kHz. Che lunghezza onda ha 1 kHz? Abbiamo detto 34 centimetri. Quindi Centimetri. 34 per 4, io devo avere almeno 1,40 m di distanza da questo diffusore. Il problema è che molti, metto qua circa, il problema è che molti diffusori non lavorano da 1 kHz a 2, ma lavorano da 400, 500, già 500 Hz è 68 centimetri. Quindi 6 per 4 dobbiamo avere oltre 2 metri, quasi 3 metri di distanza dal diffusore, altrimenti è meglio non metterlo. Cioè, questo Certo. è il punto dove voglio arrivare. Se c'è lo spazio per fare della diffusione, allora ben venga. Se non c'è spazio, è meglio fare solo assorbimento. Infatti è proprio quello che si fa normalmente negli home studio. Infatti, proprio questo qui io ho 4 metri di lunghezza. Chiaramente non le ho messe perché non avrebbe proprio senso. Non ha, lateralmente non ha nessun senso. No. Dietro magari potresti pensare, ma c'è la porta e quindi Siamo. giustamente non l'hai messa, ma mi sembra un ragionamento congruo. Il problema è quando io vedo degli studio che hanno, questa è la mia sedia, dietro la testa, proprio a rischio di sbatterci la nuca, c'è il diffusore e questo non ha assolutamente senso. Per la vostra nuca che ci sbatte per il suono che vi arriva alle orecchie. Quindi questi sono gli utensili che abbiamo a disposizione. Ah, scusate, piccolo spoiler sulla diffusione. Non è detto che il diffusore debba essere, perché c'è molta mitologia sulla diffusione acustica, quindi che deve avere determinate forme, deve avere per forza, deve essere skyline fatto in un certo modo. Non è vero niente. Qualsiasi superficie irregolare diffonde e fa lo stesso lavoro di un diffusore. Quindi questo possono essere delle mattonelle a forma di roccia, come ho visto Certo. in molti posti. Chiaro che le mattonelle non potranno mai avere la profondità metrica di uno skyline e quindi non riusciranno a lavorare al di sotto di una certa frequenza, ma le alte frequenze lo fanno, le diffondono. Quindi, Sì. oppure una semplice forma convessa e non concava, una semplice forma convessa è comunque una sorta di diffusore. Quindi ho visto alle volte degli array anche di tubi in PVC, poi ovviamente verniciati, Certo. di diverse misure, tagliati a metà con un seghetto Sì. alternativo per capirci, che comunque sono messi in dei quadretti. Che appunto con forme randomiche sono a tutti gli effetti dei diffusori. Poi le idee sono migliaia e l'importante è che capite che se c'è una certa distanza è possibile metterli, se non c'è è meglio non farli. Detto questo, quindi questi sono gli utensili di cui abbiamo a disposizione, quindi bisogna cercare di creare appunto una RFZ e di dare una forma ai propri speaker. La forma per gli speaker qui è nazi, nel senso che bisogna necessariamente, per forza di cose, creare un triangolo equilatero dove disporre a ogni vertice speaker, speaker, punto di ascolto. Per fare il triangolo equilatero, vi rinfresco un attimino la formula matematica delle elementari, basta misurare la larghezza degli speaker da tweeter a tweeter, solitamente, mettiamo caso che siano, non so, 2 metri. Dopodiché fate la metà di 2 metri per radice di 3, radice quadrata di 3, e ottenete l'altezza. E quella sarà l'altezza dove dovete posizionare il vostro A capo punto di ascolto, diciamo, all'altezza sa delle orecchie, cioè.
diciamo, non sulla punta del naso, ma più interna, fino ad arrivare all'altezza. Perché? Perché questo è, diciamo, lo standard per lavorare, non per ascoltare la musica, ma per lavorare. Perché se io ho dei monitor troppo aperti, disposti con un angolo differente e chiusi verso di me, io sentirò un processing, un lavoro, una qualsiasi musica che ascolterò, la sentirò molto monofonica e quindi tenderò a missare super wide, perché non sento Certo, poi, l'apertura stereo. o se sono per esempio invece troppo avanti rispetto al triangolo equilatero, quindi non sono sul vertice, se vado troppo in avanti, dicevo invece, ascolto un qualcosa di enormemente stereofonico e quindi tenderò a missare in maniera più monofonica. Più Quindi uno stretta. standard, una posizione dalla quale bisogna partire. No, dicevo, questo è poi verificabile, no? In qualunque home studio, basta che uno si allontana o si avvicina al centro del sweet spot e quindi senti la differenza sia nell'apertura stereo sia nella percezione del segnale mono centrale, che chiaramente poi Versus il side, questo, certo. esatto, infatti questo è uno dei problemi maggiori che poi si riscontrano quando ti mandano magari dei master che sono troppo wide perché magari sono stati fatti di mix in ambienti dove le casse erano troppo aperte, quindi o uno era Sì, troppo sì. sì, era posizionato in maniera scorretta di fronte agli speakers. Quindi il triangolo equilatero è per forza da creare, da lì poi dovete fare la giusta distanza. Per creare un angolo di 60 gradi basta che se tracciate la linea posteriore agli speaker, l'angolo sia di 30 per ogni speaker rispetto alla linea che gli corre dietro. Quindi questo triangolo equilatero va posizionato in modo tale che da sfruttare al meglio le dimensioni della stanza, quindi come diceva anche Yuri all'inizio, simmetria tra destra e sinistra, lontananza dalle pareti e se si ha il soffitto pendente, bisogna, diciamo, guardare la zona più bassa. Questo per aiutare le riflessioni che inevitabilmente colpiranno il soffitto ad andare verso una zona, posteriore. Questa stanza qui, per esempio, è un trapezio isoscele. Proprio per aiutare la propagazione che dall'angolo, lo speaker della BV che sta lì, poi un giorno lo faremo vedere, ma si può vedere dalle foto dello studio, la prima riflessione sia sulla parete, sia più lontana rispetto a che se la stanza fosse perfettamente rettangolare. E quindi Certo. aiuta a mandare le early, in questo caso del lato, a voi vi stavo parlando del soffitto, dietro. In molti casi sulle stanze quadrate o rettangolari è utile certe volte disporsi verso l'angolo, Sì. quindi girarsi o a destra o a sinistra, a seconda anche poi di dove sono i mobili, le porte, ma guardare l'angolo e fare dell'assorbimento anche lì in quell'angolo, già Certo. che ci si sta, nell'angolo acuto di fronte e nei due angoli posteriori. Perché a seconda di come appunto il soffitto, a seconda di come girano le pareti intorno a voi, potete cercare questa posizione migliore dove le pareti di pavimento, altezza e laterali siano il più possibile lontani dall'apertura dello speaker sulla prima riflessione. Quindi normalmente gli speaker aprono 60 gradi, quindi è facile andare a mettere poi un pannello fonoassorbente proprio sull'apertura a 60 gradi laterale dello speaker e crearsi un cloud sopra la testa, sopra il punto di ascolto, che sia però sufficientemente largo Bello da grosso, comunque esatto. coprire tutte le riflessioni, quelle da 30 gradi in altezza che aprono gli speaker, appeso facilmente con dei fisher al soffitto, e appunto creare questo cloud che vi copre dalle riflessioni superiori. E infine l'assorbimento sul backwall, soprattutto sulla parte centrale, che rimanderebbe indietro il suono dei vostri speaker verso di Certo. voi. Già con questi piccoli accorgimenti, perché si tratta di accorgimenti di poco conto, già otterrete dei guadagni in risoluzione di ascolto nettamente, diciamo, congrui.
Allora, alcuni mi hanno chiesto informazioni in relazione alle tende, no? Perché magari le vogliono utilizzare per coprire le finestre o per coprire le porte, creare appunto delle tende, quelle spesse, quelle da teatro, per creare appunto un ambiente meno risonante. Costa molto di più la tenda che la lana di roccia. Le tende da teatro Certo. spesse di velluto, quelle rosse per capirci, costano molto molto di più. Innanzitutto parliamo di un tessuto rifinito anche bello Sì, no, perché magari, cioè, nel momento in cui la stanza la vogliono rendere diversa, chiudono la tenda, no? E utilizzano la stanza, come stanza, diciamo, tra virgolette. Ovviamente quella tenda è in grado di assorbire qualsiasi cosa, secondo me, che sta sotto anche a 1,5 kHz, 1 kHz. No, sotto un Perciò, kilohertz per proprio nulla, chiaramente. non penso sia una cosa molto utile, ma soprattutto penso sia una cosa dispendiosa, perché la tenda è meglio trattare l'intera stanza e cercare di mettere dell'assorbimento dove si può mettere, ottimizzare, come vi ho detto, la disposizione dei mobili, usare i mobili. Se avete un divano può essere usato per fare dell'assorbimento, per esempio nella parte posteriore del backwall, una poltrona. L'armadio, ovviamente, non può stare lì dietro perché è completamente riflettente, oppure dovete addobbarlo di materiale fonoassorbente. Quindi ci sono delle cose da fare. L'ideale sarebbe crearsi uno spazio in casa o in un garage dove ci si può, diciamo, si può mettere quasi ciò che si Quello vuole, che stanza vuole. libera. Quello sarebbe il minimo sindacale. I monitor, ovviamente, io sono un po' di parte perché odio quelli che oggi chiamano monitor da studio. Io non li sopporto perché qui non sono monitor da studio, sono delle casse attive con degli amplificatori cinesi dentro. Io preferisco, diciamo, delle casse passive e c'è chi dice che siano hi-fi, ma sono i monitor da studio più vecchi che esistano, tant'è che li usano ancora dentro i bureau, e sono le Bowers & Wilkins, ma ci sono anche altri speaker come le ATC, le Certo. Pro AC, ma anche i monitorini. Questi che si usano normalmente, ho misurato personalmente un ottimo monitorino rapporto qualità-prezzo, Tu sono ne hai Italia misurati Audio. tanti, ne hai misurati tanti proprio per Siena, Per no? Siena, sì. Quelli miglior rapporto qualità-prezzo, secondo me, mia personalissima opinione, sono le Cali Audio, ma anche le Cali Audio, come qualsiasi altro monitorino, ha bisogno di un subwoofer. Nessuno di questi oggetti è in grado di farvi sentire le basse. E anche qui c'è una falsa mitologia, nel senso che no, ma io sento le basse perché la mia stanza ha tantissime basse. Sì, ma tu stai sentendo le basse non dirette, tu stai sentendo le Esatto. riflessioni delle basse, cioè stai ascoltando le modali. Non ha senso quello che stai ascoltando, perché è completamente diverso dal suono diretto. Quindi dovresti fare prima bass trapping e assorbimento, e poi dovresti inserirci un subwoofer. Visto che stiamo parlando di monitor, di disposizione di queste cose qua, è importantissimo capire questo. Una cosa è nel live, dove il subwoofer ha un crossover e i satelliti hanno un altro crossover che tagliano le basse, quindi il subwoofer ha un passa basso, i satelliti hanno un passa alto. Questo si fa per migliorare le performance di pressione acustica negli speaker live, che verrebbero comunque intasate da un eccesso di alte frequenze, di basse frequenze da riprodurre a un certo Certo. volume SPL. In studio l'unico ad avere un crossover è il sub, quindi i monitor si lasciano liberi assolutamente e il subwoofer va a incastrarsi laddove il monitor non arriva. Il subwoofer ha un passa basso che è da dimerare a seconda della risposta in frequenza dei vostri monitor, ha una fase che è da allineare con la risposta in frequenza dei vostri monitor. Molto probabilmente avrete bisogno di un ritardo in millisecondi sui vostri satelliti, non sul subwoofer. A, perché il subwoofer normalmente è un amplificatore in classe D che ha una latenza rispetto a un amplificatore in classe AB che non ne ha. B,
perché il modo di fare build up delle basse frequenze sul sub impiega più tempo rispetto alla propagazione del satellite, e quindi del satellite, scusate, dello speaker Dello al speaker. quale viene collegato il sub. È molto buono avere due DAC, in modo tale che addirittura potete fare il filtro digitale e pilotarlo da un'uscita separata, che poi viene alzata insieme. Anche questa è una cosa molto importante. Io non devo avere il Certo. livello del sub e il livello degli speaker. Io devo Separati, avere, certo, sennò diventa un disastro. dopo la prima volta che taro livello, ritardo e crossover, poi resta quello, e poi io devo girare un solo potenziometro che mi Esatto. comanda satelliti e sub allo stesso volume insieme. Quindi anche questo è come dire, basilare per lavorare in questo senso qua. Un'altra faccenda molto importante è considerare che gli speaker, anche quelli matchati meglio, più hi-fi che vi potete immaginare, non avranno mai lo stesso livello di emissione. Questo in verità accade non solo per lo speaker inteso come cabinet, ma accade anche per i driver all'interno del cabinet. All'interno del cabinet, esatto. Quindi il medio di un cabinet può essere leggermente più efficiente rispetto al medio dell'altro cabinet. Quindi questo su qualsiasi impianto. Ma Quindi. soprattutto una cosa che potete fare dopo aver fatto il triangolo equilatero, messo un microfono che questa volta non è detto debba essere un microfono di misura, può essere anche un microfono qualsiasi sul punto di ascolto, potete facilmente trimmare un canale e l'altro in modo tale che emettano lo stesso livello di segnale, quindi senza neanche leggere il livello. Come fate? Quindi mandate un pink noise alla cassa left in mono e mettete, non lo so, un 57 nel punto di ascolto, girato verso gli speaker e dritto, quindi non girato verso uno speaker o verso l'altro. Leggete il livello, ripetete lo stesso discorso per lo speaker destro, quindi con il sinistro in mute. Se vedete che c'è differenza di livello, trimmate, solitamente dietro gli speaker c'è l'apposito Certo. controllo, trimmate finché non è il più simile possibile. Col pink noise la cosa balla un po', potete farlo con un Certo. pink noise compresso o addirittura filtrato soltanto nella zona delle medie frequenze, quindi mettete un filtro, non lo so, a 300 Hz e un altro a 4 kHz, lo comprimete e sarà più stabile trovare il Certo. corretto livello. Oppure c'è un altro metodo ancora, è fare con il multitono, quindi io creo con il signal generator una serie di toni a 50, a 100, a 250, a 500, a 1 kHz, a 2 kHz, a 3 kHz e così via. Li mando tutti insieme verso un bus mono, abbasso il volume perché avrò una certa intensità e misuro più stabilmente l'output multifrequency di questo speaker versus l'altro. E quindi lo trimmo per ottenere questo. Cosa serve? Serve avere un'immagine stereo ottimale. Perché Certo. ricordiamoci che noi stiamo facendo tutto questo ambaradan per lavorare, non per sentire la musica. Quindi più siamo in una situazione sterile, standard, più lavoriamo compatibilmente con qualsiasi altro sistema oltre il nostro. Certo. Infatti alcuni si affidano poi ai software di correzione per poter fare anche questo tipo di discorso, no? Perché chiaramente dice, ma io ho Sonarworks che lo fa. E quindi. Io non ce l'ho personalmente con Sonarworks, perché anzi, secondo me è un bel so anche ben strutturato, ben organizzato, ma come tutti i room EQ ha dei limiti. Sono dei limiti molto molto pesanti, non sono dei limiti piccolini. Un room EQ si è sempre utilizzato dentro gli studi, anche i vecchi monitoring wall che vedete, JBL, negli studi americani avevano un room EQ Sì, ce l'avevano. davanti. Esatto, quindi Con non gli è una cosa sliderini. nuova No. di adesso. Il discorso è che purtroppo utilizzando un room EQ state alterando la fase del suono che vi arriva, e se il cabinet ha un verso, quindi non è in sospensione ma magari ha un reflex,
e soprattutto le correzioni avvengono nella zona delle basse frequenze, voi state alterando a priori la fase, la risposta in frequenza del cabinet che riproduce la musica. E perciò non è una buona idea. Voi dite, vabbè, ma io lo faccio in linear phase e sono a posto. Eh no, perché il linear phase ha un altro problema, è che il pre-ringing, oltre al post-ringing, ovviamente, quindi la risposta all'impulso che fa una specie di pre-eco prima che avvenga l'impulso stesso. E uno potrebbe dire, sì, ma a me cosa me ne importa? È semplice, che vi fa transient smearing, quindi sentite un suono più compresso rispetto a come è. Più è alta la finestra in taps di questo di questa linear phase, e più questo pre-ringing è contenuto, ma farlo a un elevato numero di taps, oltre ad avere bisogno di risorse CPU ingenti, c'è un problema vero e proprio di latenza che non è correggibile col buffer, perché il filtro impiega del tempo a formularsi, e quindi si rischia di avere anche un secondo di latenza. Un secondo di latenza non si riesce a lavorare nemmeno in audio, perché voi muovete un equalizzatore e sentite l'effetto un secondo dopo, cioè non riuscite a capire che cosa sta succedendo. Quindi ci sono dei limiti nel room EQ. Il room EQ può essere usato dopo il trattamento acustico, cioè laddove il trattamento acustico non arriva, può essere utilizzato un room EQ. E per fare il room EQ non c'è bisogno, secondo me, di Sonarox, quindi non c'è bisogno di una routine automatica. Lo potete fare voi facendo delle sweep anche con un software free come Room EQ Wizard. Esatto, infatti volevo poi arrivare a Room EQ Wizard, o Rev come tanti lo chiamano, e io utilizzo il loro microfono, che è questo qua, il Mini DSP, che è proprio sponsorizzato da Room EQ, ed è un normalissimo, chiaramente, microfono di misura standard, con però l'uscita USB, quindi c'ha il convertitore suo interno ed è calibrato col software, esatto, e quindi chiaramente è un po' più preciso. E ha anche il calibration. E anche il calibration, file. Sì. Esatto. Molti non sanno che il calibration file è un qualcosa di molto molto necessario per fare qualsiasi misura. Quindi, sì, infatti i microfoni hanno un codice a barre qui che va poi impostato nel software che carica il calibration file di questo microfono, che non è di questo tipo di microfono, ma proprio di questo qui specifico, di quel seriale qua, esatto. Altre case ti danno un file di un formato di testo dove queste righe scritte, qualsiasi software per di misurazione le interpreta come i punti di correzione del calibration file. Non è nient'altro, esatto, che la misura di quel microfono in una stanza anecoica, di quel seriale di quel microfono in una stanza anecoica fatta direttamente dalla casa madre, che vi dice lo scarto in dB in funzione della frequenza. Perché molti mi dicono, sì, ma tutti i microfoni di calibrazione fino a un kilohertz sono dritti. Sì, ma come fai a vedere la leva tra basse e alte? Certo, a 10 kHz c'ho meno 3 dB rispetto a, quindi è impossibile poi fare una taratura ottimale, diciamo, del sistema di ascolto. Ah, ecco, il room EQ inoltre, per questioni fisiche, diciamo, restringe ulteriormente lo spot di ascolto, quindi più è pesante l'intervento con il room EQ, più si restringe lo spot dove si ha la possibilità di ascoltare correttamente, al punto che veramente non riesci quasi più a muoverti, non puoi girare la testa per guardare la testa, scrivere qualcosa, non puoi prendere il telefono che sta da un lato, perché già cambia tutto. E oltre che bisogna ricordarsi sempre che gli speaker hanno dei limiti, quindi non riusciamo mai a correggere, punto primo, l'RT60 con il room EQ. No, quello è impossibile. Le modali non le riusciremo mai a cancellare. Quindi il discorso di decadimento del tempo di riverberazione della stanza, di decadimento delle modali, rimarrà lo stesso che se non usassimo il room EQ. Infatti ho sempre consigliato l'utilizzo di un room EQ dopo il trattamento acustico della stanza, perché almeno fa da fine tuning
quindi non avrà mai interventi grossi o diciamo troppo artificiosi sulla risposta degli speaker. Volevo aggiungere anche un discorso ci sono anche di altre delle cose di Resume Q, quindi sì. Infatti volevo aggiungere anche un discorso sulla efficienza del Room Q, che spesso danneggia gli speaker, quindi la risposta in frequenza dello speaker stesso. Esatto, perché praticamente a me è capitato di provare, poi ho fatto già due video su Room Q e su Sonarworks, che trovate nel canale, e infatti andando a correggere degli speaker estremamente professionali ti accorgi che i danni sono maggiori rispetto alla correzione di uno speaker di classe, diciamo, home studio, dove la risposta in frequenza è molto limitata rispetto a uno speaker professionale, quindi i danni anche sono più contenuti. La comodità che ha capito Sonarworks è quella di poter lavorare anche su fasce di frequenze, perché magari così evitiamo di andare a correggere la risposta in fase degli dei tweeter rispetto ai mid, rispetto alle basse, mentre prima lo faceva, diciamo, ad ampio spettro e faceva dei danni però enormi. Su che tu devi conoscere le frequenze di taglio dei crossover dei tuoi speaker, esatto. Altrimenti di che cosa si parla? Vai orecchio, addio. È impossibile. Quindi il discorso, questo genere di discorso non è applicabile normalmente, perché no, appunto non si conosce non si conosce la pendenza, non si conosce a meno che non si scrive veramente un'email, ci facciamo mandare lo schema dei crossover Linkwitz Relay piuttosto che Butterworth, che ma guarda più banalmente in questo caso parlo delle Rush Audio che ho qua in studio. Ho chiamato Simone, che è venuto qui a Roma ciao Simone, ti mando un saluto. E ha sistemato le casse. In questo caso è ottimale, perché lui addirittura è il progettista, sa anche come funziona il cabinet. Esatto. Decide di comprarsi le Rush Audio, che sarebbe un'ottima idea, e chiamare Simone e andare in giro per l'Italia, e potrebbe essere fattibile. Ma Sonarworks, oltre a questa faccenda qua, ha dei limiti più banali di questi, che sono nell'ampiezza. Quindi se io vado a boostare o anche a tagliare diverse frequenze rispetto a, perché se io taglio una frequenza e poi tiro sul volume è come se avessi boostato l'altra, esatto. Non solo in estremi banda ma anche in media frequenza gli speaker hanno dei limiti oltre i quali iniziano a distorcere. Quindi se io boosto 6 dB sulle basse, c'è un caso limite, io non sento i 50 Hz perché ho i monitor da studio normali senza sub, quindi boosto 6 dB a 50 Hz e il grafico poi dell'impulse response della Sonarworks mi dice che i 50 Hz sono giusti, sì, ma quello speaker dinamicamente non riesce a riprodurre quei 50 Hz a quella pressione acustica, dovrei abbassare il volume di molto, e abbassando il volume di molto esco fuori dalla zona lineare invece del mio orecchio. Ci sono degli standard di ascolto attualmente, certo. Quello AES dice 83 dB SPL, DBL LU SPL per speaker con un pink noise a meno 18 dBFS RMS. E quindi bisogna ascoltare a quel livello, quindi meno 18, 83 più 18 vuol dire che i picchi sono molto più alti rispetto, certo, a oltre i 100 dB. Per capirci, quindi quello speaker deve arrivare a farmi un kick di 808 o di cassa di batteria a 90, 95 dB SPL, e con quel boost a 6 dB che io gli ho dato, lui non ce la fa. E non è, certo. Perché anche questi oggetti sono dimensionati anche per ricoprire una fetta di mercato, una delle caratteristiche di vendita, e sono tutti sì, ma infatti, cioè, come dicevo, Sonarworks fa riferimento comunque a un mercato veramente entry level che si usa poi appunto su casse e su speaker entry level, quindi non è che parliamo di questa cosa. Invece per esempio c'è Genelec, che c'ha il sistema suo, sì, IGML, che chiaramente per evitare problemi di latenza e di fase stora il preset direttamente dentro la cassa, quindi bypassa software, bypassa scheda audio, bypassa tutto, e sì, da una mini... Il problema di Genelec? No. Il DSP. Il DSP. Quindi, secondo voi che DSP ci può stare lì dentro uno speaker? Ci sarà un DSP
che ha basse potenzialità di calcolo, quindi linear phase, scordatelo, siete in minimum phase, e oltre a questo ci sarebbe bisogno, come stavo dicendo anche sul discorso di Sonarox, di porre dei limiti a questa correzione, sia dal punto di vista di boost o cut, sia dal punto di vista del numero di punti che vai, certo, a correggere, sia dal punto di vista della larghezza della campana che puoi applicare. Perché se tu mi fai un notch a non lo so, a 4 kHz perché c'è un oggetto laterale allo speaker che mi fa questo combing, e tu mi vai a tagliarlo, certo, con un notch filter con Q20 a 4 kHz meno 10, cioè la fase in quella frequenza fa un giro che... No, fa un giro pazzesco, ma infatti sono stati abbastanza intelligenti da non creare sto tipo di frastagliamenti assurdi. Io ho visto molte curve che sono molto 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 frastagliate, e quindi va bene l'utilizzo del Sonarox, ma non fatelo lavorare troppo, quindi fate prima il trattamento acustico e poi applicate, anche, certo, se io lo farei assolutamente con un equalizzatore come DMG Equilibrium, che uso sempre io, a mano farei le sweep, e vedrai il risultato a mano, perché poi questo oggetto non è in grado di sentire che cosa sta succedendo e di estrapolarlo dalla risposta in frequenza. Ci sono anche altre grandezze, come abbiamo, certo, detto, quindi bisognerebbe fare i tagli manualmente, cercare di linearizzare, anche perché poi vedrete che con il taglio che fate a un certo punto tagliate quelle cose, sempre lì, sempre, sì, lì. Sì, no, per forza. Quindi, il Sonarox di questo non se ne può rendere conto, oppure iniziate a boostare il Twitter finché alla sweep, la terza sweep di boost del Twitter, il Twitter inizia a distorcere. Lo sentite? Sì, crea degli artefatti, certo. Senti, Sonarox è nessun altro che se non una persona, un umano, non è in grado di riconoscerlo, e perciò sarebbe meglio fare il discorso a mano, salvarsi un preset di un equalizzatore e ascoltare, oltre, dopo le misure fatte con sweep magari noiose e buriose, ascoltare della, certo, della musica che conoscete bene, che avete sentito nello studio del vostro amico, che magari è uno studio un po' professionale, fare le dovute differenze e valutare se quell'equalizzazione è congrua o meno. Certo. Questo è basilare ed importantissimo. I speaker e piedistalli. Allora. Ok. Cioè, tenere gli speaker sulle scrivanie, sui desk, o tenerli sui piedistalli, perché ho visto, chiaramente, vendono anche dei desk dove si appoggiano sopra gli speaker. Chiaramente, a me la cosa che ha fatto subito sorridere, quando vedo quei progetti, no, che vendono magari su Thomann, è che gli speaker messi anche lì sono troppo alti comunque rispetto a un ascolto, e poi chiaramente farebbero da cassa di risonanza mostruosa anche con dei disaccoppiatori sopra il desk direttamente. Sì. Allora, il discorso degli speaker, l'altezza, diciamo, va dimmerata in base al punto di ascolto, in base all'altezza del vostro orecchio. Quindi sedetevi sulla sedia, allontanatevi il più possibile dalla desk. C'è gente, ho visto persone star seduti praticamente su dei sgabelli per cercare di essere più alto possibile, gli sgabelli con i poggiamanici. Evitare, un'altra cosa fondamentale che in pochi conoscono, visto che fanno questo errore, evitare qualsiasi poggiatesta. Poggiatesta, certo, non ci deve essere, come questa sedia qui, per capirci. È la stessa. Penso che abbiamo la stessa. Potrebbe essere, non è. Herman Miller. Sì, Herman Miller, quella mia, la Mirra. O anche le non Herman Miller senza poggiatesta, esatto, che vanno benissimo. Pertanto il poggiatesta meglio eliminarlo, proprio per questione di riflessioni, ovviamente, che dal poggiatesta arriverebbero immediatamente alle orecchie. L'altezza va fatta, appunto, a seconda del buco dell'orecchio, quindi sedetevi sulla vostra sedia, fatevi misurare da un amico, perché è difficile farlo da soli. Col metro, esatto. Del vostro orecchio, il punto di ascolto dovrebbe essere intorno a 1 metro, 1 metro e 10, 1 metro e 20. 1,30 m, dipende da quanto siete alti e da quanto è alta la vostra sedia. Certo. Lo speaker, la regola, quella proprio base, è quella di mettere il tweeter all'altezza delle orecchie, quindi il centro del tweeter all'altezza delle orecchie, anche se
Ci sono alcuni casi, per come sono fatti gli speaker, che si può mettere, se sono soprattutto a 3 vie, il medio all'altezza delle orecchie o addirittura la parte di giunzione quando è molto vicino Tra i con la due, cuffia. esatto. Quindi dipende, dovete fare delle prove di ascolto o delle prove anche di risposta in frequenza con la vostra sonda, tanto basta che le fate su uno speaker solo, perché quando fate le sweep, non l'ho detto prima, ricordatevelo sempre, questa è super importante, metteci una cornice rossa qui intorno quando monti il video, le misure vanno fatte mono, uno speaker per volta, non potete fare le misure stereo di due speaker che suonano insieme, Certo. cioè questo no, norma numero uno. Quindi per metterle all'altezza delle orecchie ci sono diversi modi, o appoggiarli sulla desk o metterli su dei piedistalli appositi. Abbiamo detto che le desk, io vedo spesso negli home studio queste desk enormi, che non hanno senso, nel senso che io ho, ahimè, sto mobile benedetto perché ci ho dovuto infilare dentro le outboard che mi servono per lavorare, Certo. quindi ho bisogno di questa superficie perché devo fisicamente girare i pomelli di queste macchine. Quando invece si è in un home studio dove non ci sono questi Queste outboard, necessità, certo. questa necessità, basta una desk minimal. Alcuni miei allievi hanno costruito un tavolino, sono andati a IKEA alla ricerca di un tavolino che fosse 1 metro per 50 centimetri, dove ci poggiavano mouse, tastiera perché il monitor era appeso Certo. e basta. E basta. Cioè, questo sarebbe l'ideale. E quindi, se avete questa ideale configurazione, è bene quindi mettere gli speaker su dei piedistalli che quindi sono disaccoppiati rispetto alla scrivania perché si sostengono Certo, da da un'altra soli. parte. E l'ideale sarebbe anche disaccoppiare gli speaker Disaccoppiarli stessi. dai piedistalli. Il Esatto. dei piedistalli o i piedistallimenti, Arriva al che dir pavimento. si voglia. Ci sono anche dei disaccoppiatori, diciamo, handmade che svolgono il loro ruolo. Guarda, io ho trovato dei Sì. disaccoppiatori, ho trovato dei disaccoppiatori bellissimi su Amazon, veramente fatti bene, belli spessi e resistenti, soprattutto perché chiaramente le casse, almeno le Rush che ho io, pesano 20 kg l'una, quindi hanno bisogno di un disaccoppiatore resistente. La Genelec fornisce i loro di gomma sotto. Sì, che devo vedere fin quanto disaccoppio. Io, essendo un Però uomo che preferisce farsi le cose da sé, io prendo una cassetta di legno, la riempio di sabbia silicea, che a costo zero, la faccio diventare che pesa 50 kg, ci metto sotto dei piedini di gomma antivibranti che ho trovato a 5 euro l'uno, che sono perfetti, e sopra questo oggetto ci poggio lo stand. Guarda, io ho utilizzato le mattonelle, quelle grosse di ceramica, quelle che non si trapanano nemmeno, che sono super resistenti e pesantissime. E quindi ho utilizzato quelle come Come primo peso. disaccoppiatore, come Sì. peso, e poi chiaramente i disaccoppiatori. Comunque dicevo, su Amazon ce ne sono di diversi tipi, magari poi cerco qualche link, lo metto in descrizione del video, che ovviamente non sono roba esoterica, ma funzionano benissimo per lo scopo che hanno, perché poi anche lì Su avere un questo potremmo disaccoppiatore. aprire la slide dell'impulse response. Apriamolo un momentino perché vi faccio vedere Vai. una cosa sul ruolo della scrivania in quella risposta all'impulso. Proprio perché in quello studio gli speaker non erano poggiati sulla scrivania, ma erano molto vicini a questa desk gigantesca. Gigantesca parlo in uno studio grande come una stanza normale, c'era una desk, eccola qui, sì. C'era una desk larga 2 metri e mezzo e profonda Grande. metro e mezzo. Quindi era gigantesca. Ora, ritornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, vedete c'è una distanza di arrivo da zero, e questa è la distanza degli speaker che Certo. a circa 5 millisecondi e qualcosa, quindi gli speaker verosimilmente erano a 1,50 m, 1,60 m dal punto di ascolto. Subito dopo, se è possibile zoomare un po' nella zona iniziale, Yuri? Aspetta, sì. Subito dopo la sinistra, adesso, sinistra, ecco qua. Subito dopo la Dirac, vedete che c'è una cosa talmente vicina che quasi non ci si crede quanto è vicina. Anche quell'altra più su, Yuri. Questa Sinistra, è proprio eccola lì. Quella attaccata, sì. lì è la desk. Perché la desk era talmente vicina
a meno di un millisecondo, quindi meno di 34 centimetri dagli speaker, e quella è la, come dire, l'impulso di riflessione della scrivania, che certo è cosa da poco. Poi vediamo che questa stanza ha il soffitto inclinato, poi vediamo il soffitto, quell'impulso lì, esatto, e infine il terzo, questo qua sarà molto probabilmente il backwall. Possiamo vedere anche l'altra curva, che adesso la ritrovo nelle slide, qual è, te lo dico direttamente io, log squared, log squared. Eccolo qui. Log squared ci dà proprio una bella visione della, dell'energia che decade. Come vedete, lì dove iniziano le curve siamo a 100 millisecondi e all'inizio ci sono... È la stessa misura della stessa stanza, però vedete che vi fa vedere diversamente, diciamo, le riflessioni. E qua si è perfettamente in grado di vedere, dopo le prime tre, di vederne anche una quarta, se ci fate caso, che probabilmente sarà quella delle pareti, che sono più distanti del backwall nel caso di questa stanza particolare, che appunto è un rettangolo, ma era, non è così, ma era messa così, per capirci. Quindi l'utilizzo possibilmente di due stand, anche se non li comprate, possono essere mensole che attaccate da qualche parte, possono essere autocostruiti con dei pezzi di legno, possono essere qualsiasi cosa, anche non da comprare, ma è molto più utile mettere appunto gli speaker su degli stand piuttosto che poggiarli sulla scrivania e disaccoppiarli. Ah, la distanza degli speaker dal muro. Perché tanti questi poi, perché spesso se te vedi sul manuale delle Genelec c'è una distanza che loro consigliano, mentre poi in realtà spesso negli studi vediamo, attenzione, perché spesso negli studi si vedono le casse attaccate al muro, però non si sa che dietro non c'è il muro ma c'è l'insonorizzazione, quindi in realtà la cassa dal muro è distante 60-70 centimetri, 2 metri, esatto. Nel mio caso. Però ho capito, nel senso che spesso non ci si fa mente locale in questa cosa, perché vedi le casse negli studi. C'è un'altra grandezza importante su questo, ed è la costruzione dello speaker. Se la cassa è in reflex, e se ha il reflex frontale, come per capirci le Adam, certo, le BV che vedete lì dietro, o anche tanti altri speaker che hanno il reflex frontale, è possibile anche avvicinarsi un pochettino al muro dove sono i monitor. Ah, ecco, devo dire anche una cosa importante sui monitor video. Ma se lo speaker è con il reflex posteriore, ancora di più ci si avvicina al muro, più il muro fungerà da baffle e quindi risuonerà. Esatto. In un modo, e quello lì è tutto suono indiretto, tutto suono riflesso, ed è suono, certo, che viene restituito in base alle capacità di riflessione del muro, quindi che varia da muro a muro, quindi, esatto, quindi è completamente randomico. È molto meglio magari a questo punto, se avete necessità per forza di cose di avvicinarlo, mettere un bel pannello spesso di lana di roccia proprio dietro. Così, esatto, dietro al monitor e dietro al reflex dello speaker. È un'ottima idea se metricamente qualcuno dice sì, ma io purtroppo devo metterle lì perché non ho spazio. Allora, prima, certo, del muro mettici della lana di roccia che faccia da assorbimento. D'assorbimento, esatto. Un ultimo discorso sui monitor video. Sì. Per esempio, io ho sempre spostato il monitor dietro le casse, quindi non di fronte, quindi il monitor dove io sto adesso è praticamente posto dietro ai woofer della cassa, e quindi non a metà tra la cassa, perché questo crea delle riflessioni pazzesche. In realtà, purtroppo, anche lì dove l'hai messo tu, non è che non crea problemi il monitor. Chiaro. L'aggiunzione, anch'io ce l'ho così, cioè tutti ce l'abbiamo così, perché dobbiamo pur lavorare. Però cioè, dobbiamo vedere quando faranno l'ologramma, quello che è dal basso sarà perfetto. Sarà perfetto, ma finora ancora l'hanno inventato, quindi ci tocca usare i monitor per lavorare. Quanto mai neanche un visore va bene. Qualcuno dice: vabbè, metti il visore dell'Apple, perché il visore distorce ancora di più il suono, la percezione, esatto, alle orecchie, quindi andrebbe bene. Ci vuole l'ologramma, come vi ho detto. Sì, o le lenti a contatto.
o il binocolo, sì. Ci vuole appunto un monitor per lavorare e bisogna avere cura che la linea di questo monitor sia il più possibile indietreggiata rispetto alla linea degli speaker. Non si può lavorare con un monitor davanti agli speaker, a meno che non si abbia qualcosa di molto simile a questa situazione che ho io, dove il monitor è molto basso, io lo tengo ancora più basso quando lavoro, o quando faccio il mastering lo sposto proprio dall'altra parte e ho un monitor davanti a me. Quando invece faccio editing mi fa più comodo avere il monitor certo. Qui davanti. E a meno che quindi non si tratti di un monitor inclinato che faccia quasi parte della desk. Oggi vendono anche quei che stanno dentro, il monitor integrato lì, in quel caso produce un danno molto più minimale rispetto che averlo dritto certo. Qua davanti, ma l'ideale è appunto averlo dietro la linea degli speaker. Io in questo caso utilizzo una televisione che è ben dietro la linea degli speaker e l'ho presa grandina, diciamo un 52 pollici, e qualcuno mi è venuto a dire: ma perché non metti uno di quei nuovi TV 80 pollici? Perché più è grande e peggio è, questa detto. Superficie è molto 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 peggio è, perciò sarebbe meglio comunque utilizzare monitor che vi consentono di vedere, perché a Cipicchia ci dovete certo. vedere, però che non siano di dimensioni cinematografiche. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento qui sotto e cercheremo di rispondervi io e Marco nel miglior modo possibile. Per il momento è tutto, ciao, a presto.